Lo scorso 22 giugno si è svolta una tavola rotonda in collaborazione con la Società Italiana degli Economisti e l'Accademia Nazionale dei Lincei, in cui sono state avanzate delle riflessioni sulle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. La pubblicazione della relazione annuale e la presentazione delle considerazioni finali da parte del governatore della Banca d'Italia rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'analisi economica e della politica economica del nostro paese. La tavola rotonda è stata moderata dal professor Marcello Signorelli dell'Università degli Studi di Perugia, nonché membro della Società Italiana degli Economisti. L'obiettivo di questa tavola rotonda era triplice: da un lato presentare alcune riflessioni sui principali sviluppi della situazione italiana e internazionale nell'attuale situazione di crisi legata ovviamente alla diffusione del Covid-19, ma anche quella di stimolare un dibattito interdisciplinare sfruttando l'opportunità di avere degli economisti di diversa formazione, background e specializzati in campi differenti, e ovviamente anche quello di contribuire alla divulgazione scientifica nell'ambito della scienza economica. Passo velocemente ai relatori, in particolare al primo, Enrico Marelli, che è professore ordinario di politica economica al Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia. Ha studiato e fatto ricerca presso l'Università Bocconi di Milano, la London School of Economics e la University of Pennsylvania. È stato docente presso l'Università Bocconi, nonché l'Università di Cagliari e Trieste. Tra i principali interessi di ricerca, la politica economica, l'integrazione economica europea, gli studi economici comparati, l'economia e politica del lavoro, l'economia regionale. È stato membro del comitato esecutivo delle ACES, ora è membro del comitato esecutivo dell'AISEC ed è attualmente componente della Commissione per la divulgazione scientifica e la comunicazione della SIE. È autore di oltre 100 pubblicazioni, cito soltanto una, il manuale di politica economica, le politiche nel nuovo scenario europeo globale, edito da Jaffi Kelly. La parola a Enrico Marelli. Innanzitutto sono onorato di presentare subito dopo il governatore e da questo punto di vista prendo spunto dalla sua, da alcune frasi finali, proprio alla fine delle considerazioni finali della Banca d'Italia. Mi è piaciuta quest'ultima frase: molti hanno perso la vita, molti piangono i loro cari, molti temono per il proprio lavoro. Nessuno deve perdere la speranza. Ecco, e poche pagine prima aveva anche dedicato un ricordo ai medici e infermieri che si sono sacrificati in quest'ultimo periodo. Io tra l'altro parlo da una regione, la Lombardia, martoriata da questa pandemia. Ho scaricato ieri, lo vedete nella tabella sul lato destro, dei dati aggiornati. È ancora evidente che l'Italia è tuttora il secondo paese colpito in Europa per numero di morti, subito dopo il Regno Unito. Per contagi è prima la Russia, ma apparentemente per ora ha meno morti di noi. Quindi il fatto di essere stato il primo paese colpito in Europa ovviamente ha delle conseguenze anche sul piano economico. Lo shock sull'economia mondiale, come ricorda il governatore, è stato profondo, una crisi senza precedenti, e gli andamenti sono stati peggiori di quelli registrati nella crisi finanziaria globale di circa 10 anni fa. Nelle considerazioni finali si prende spunto dalle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, che parlavano di una caduta del PIL quest'anno attorno al 3%. Però a mano a mano che passavano i giorni, le previsioni sono diventate più pessimiste. Le previsioni OCSE, che sono successive, parlano di una caduta del PIL mondiale del 6%. Ovviamente fanno peggio i paesi avanzati e i paesi europei. Ormai siamo tutti d'accordo di dire che questo è stato uno shock esogeno, diversamente da quello del 2007-2008, e uno shock simmetrico, perché la pandemia ha colpito tutti, anche se gli effetti evidentemente possono essere asimmetrici. Ecco, queste due caratteristiche, shock esogeno e shock simmetrico, è importante ricordarle per capire quello che può, anzi deve fare l'Unione Europea, diversamente da quello che era successo 10 anni fa. Inoltre è stato sia uno shock sull'offerta, perché si sono interrotte prima di tutto le catene globali del valore, poi è stato un lockdown di attività produttive, di servizi, che ha portato a una chiusura di molte attività, di molti settori. Adesso però è un problema di domanda, cioè i consumi stanno ripartendo, però in modo molto lento. Innanzitutto c'è il timore di altri contagi, questo spiega soprattutto in certe attività come quelle del turismo, dei trasporti, la crescita è molto lenta.
e poi anche per la caduta dei redditi e l'incertezza. Tutto questo frena i consumi, gli investimenti sono ancora più frenati e le esportazioni, perché si tratta di una crisi a livello mondiale. Le stime sull'impatto, come ricordava anche il governatore prima, sono molto varie, perché c'è molta incertezza ancora. Noi vediamo qua che tra quelle della Commissione europea, del governo nel DEF, dell'Istat, del Fondo Monetario Internazionale, dell'OCSE, il range è abbastanza ampio. Le stime più ottimistiche ovviamente sono quelle del governo nel DEF, si parla di una caduta quest'anno dell'8%, quelle più pessimiste sono quelle dell'OCSE, che parlano di una caduta nello scenario peggiore, cioè nel caso in cui potrà esserci una seconda ondata dei contagi, addirittura del 14%. La stessa Banca d'Italia stima nello scenario base un meno 9%, perché però può salire almeno 13 con ipotesi più negative, anche se non estreme. Ovviamente l'impatto è differenziato tra i settori. I settori più colpiti, anche questo viene ricordato nelle considerazioni finali, sono quelli dei trasporti, della ristorazione, delle attività ricettive, ricreative, culturali, i servizi alla persona e in larga parte del commercio. A fronte di una crisi così profonda, le risposte di bilancio nei vari paesi sono state rapide e ingenti, a cominciare appunto dai paesi europei, che hanno riguardato le spese sanitarie, le risorse per schemi di disoccupazione, il sostegno della liquidità a imprese e famiglie, incluse garanzie statali sui prestiti. Ecco, da questo punto di vista una sorpresa è che l'entità delle risorse messe in campo dall'Italia non sono piccole. Si parla di circa il 4% del PIL, poco meno della Germania, nonostante lo spazio fiscale più limitato che all'Italia. Poi addirittura, se noi consideriamo anche le garanzie pubbliche sui prestiti, arriviamo a risorse mobilitate pari al 40% del PIL. Come sapete, gli interventi sono stati molto vari, spaziano da interventi a favore dei lavoratori, delle imprese, garanzie pubbliche sui prestiti e per le grandi imprese anche il sostegno della Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, riguardo al lavoro c'è da dire che la Cassa Integrazione è stata estesa anche in deroga anche alle microimprese e c'è stato il divieto dei licenziamenti. Questo porta al paradosso che proprio nel mese di marzo abbiamo avuto il tasso di disoccupazione più basso dell'ultimo decennio, soltanto 8,4%, ma è evidente che nei prossimi mesi, quando il divieto dei licenziamenti finirà e anche la cassa integrazione, purtroppo il tasso di disoccupazione aumenterà molto. Dicevo prima che in Italia le manovre di bilancio sono state consistenti attraverso vari decreti principali, li sappiamo, Cuore Italia, decreto liquidità, decreto rilancio, decreti anche corposi, pensate che il decreto rilancio aveva più di 250 articoli, però sono decreti legge che hanno bisogno di decreti attuativi e in molti casi non sono stati ancora introdotti. Quindi le procedure sono complesse, c'è il nostro noto apparato burocratico, sta di fatto che gli effetti cominciano appena adesso a vedersi e saranno comunque ritardati. Ecco, nella tabella che ho mostrato sulla slide presa da Nobile si mostra come i ritardi in Italia sono il doppio di quelli francesi e il triplo di quelli tedeschi. C'è una parola da dire anche sul tipo di provvedimenti. Allora, innanzitutto sono provvedimenti, come diceva il governatore, per il breve termine questi, cioè implicano un necessario ristoro dei settori danneggiati, che ci voleva, però dal punto di vista della ripresa della crescita futura per il momento sono poco utili. Occorrono in particolare, ci vorrebbe una maggiore selezione, cioè individuare le imprese e i settori più resilienti e con le maggiori capacità innovative. Torno tra poco sul problema degli investimenti. Sta di fatto che comunque gli interventi già attuati e previsti avranno un profondo impatto sui conti pubblici. Secondo lo stesso DEF, il disavanzo sul PIL quest'anno supererà il 10%, il debito sul PIL supererà il 155%. Ecco, le stime OCSE più recenti, più o meno nello scenario ottimistico sono quasi in linea con quelle del governo italiano. Però nello scenario pessimistico il disavanzo potrebbe arrivare fino al 13% del PIL e il debito al 170% del PIL. Giustamente il governatore ricorda che al momento la sostenibilità del debito pubblico non è in discussione e ricorda anche i punti di forza che riguardano il nostro sistema finanziario, cioè il debito privato di famiglie e imprese è molto basso.
in confronto alla media europea, 50 punti in meno, abbiamo soltanto 110% del PIL. Cioè, in qualche modo bisognerebbe tener conto anche di questo. E veniamo adesso alle risposte date a livello di Unione Europea. Ecco, per quanto riguarda l'Unione Europea, cominciamo con la politica monetaria. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sono state fatte proposte molto significative per avere una risposta più drastica di quella che c'è stata finora. Non so, ricordo, Bernanke ha proposto linee di credito per sostenere le imprese. De Grove ha proposto acquisti anche sul mercato primario. Galì ha proposto un finanziamento monetario tramite l'helicopter money. E ricordo che proprio in un web seminar della CIE di un paio di settimane fa, Machandaro ha ricordato a quali condizioni questi interventi tipo helicopter money possono in teoria essere efficaci. La BCE cosa ha fatto? Adesso è inutile che vi elenco tutte le misure, che già le conoscete, le vedete scritte lì. Comunque, forse quella più significativa è la nuova linea di quantitative easing, quella pandemica chiamata PEP, che tra l'altro è stata rafforzata adesso all'inizio del mese di giugno. La novità un po' è che gli acquisti sono flessibili, cioè possono prevedere temporanee deviazioni della capital key, che in parte si è verificato. Però, come mostra un documento dell'Accademia Nazionale dei Lincei, questo non è sufficiente evidentemente per chiudere gli spread, solo diciamo, ha calmierato gli spread, come quelli dell'Italia, che erano troppo fuori linea. Oltretutto c'è anche una critica che questa abbondante liquidità creata, ovviamente non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi, può portare a bolle speculative e stabilità dei mercati finanziari. Alcuni si chiedono, si può fare di più, cioè andare incontro alle proposte teoriche di cui vi parlavo prima? Beh, attualmente non è possibile a causa dei vincoli statutari. Oltretutto ci sono dei rischi anche sulle politiche attuali. Mi riferisco alla sentenza della Corte Costituzionale tedesca. Veniamo alle politiche di bilancio. Allora, anche qui ci sono state diverse proposte a livello teorico. Per esempio, già due mesi fa Giavazzi e Tabellini hanno proposto l'emissione di debito comune a lungo termine, 50-100 anni, addirittura perpetuo. Codogno ha proposto un debito emesso con nuove imposte comunitarie presenti e future. Tutte queste attività che poi sono direttamente acquistabili anche dalla Banca Centrale Europea. E sono state numerose le proposte anche di Eurobond. Lo stesso governo italiano aveva all'inizio la proposta dei cosiddetti corona bond, e forme di eurobond di vario tipo sono state presentate in numerosi appelli. Qua ne ricordo uno della Poste Moroni, che ha avuto più di 2.000 adesioni in tutta Europa. In pratica, cosa ha fatto l'Unione Europea? Ecco, al di là della sospensione del patto di stabilità, si parla di questo famoso intervento sulle quattro gambe: il fondo della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, il piano SURE per gli ammortizzatori sociali, la linea di credito del MES, di cui si parla molto in Italia anche in questi giorni. Ma la gamba più importante, diciamo così, è il Next Generation EU, questo fondo che dovrebbe dare in parte trasferimenti e in parte prestiti. Quali sono i limiti? Allora, prima di tutto i processi politici lenti. Il Consiglio ne parla già da 2-3 mesi, non si è ancora arrivati a una conclusione. Può darsi che il Consiglio europeo di luglio, sotto la presidenza tedesca, ricordo che dal 1 luglio la votazione semestrale dalla presidenza tedeschi, può darsi che su spinta di Angela Merkel si decida qualcosa. Ecco, ci vorrebbe una specie di moral suasion da parte della Germania nei confronti dei cosiddetti quattro frugali, a volte diventano anche 5 o 6, che ancora pongono ostacoli. In ogni caso, i tempi di attuazione sono incerti, perché allo stato attuale questo fondo dovrebbe partire nel 2021. Adesso il nostro Presidente del Consiglio parla di possibili anticipi, vedremo. E ci saranno stretti controlli sulle spese. Io direi, da questo punto di vista, ben vengano, perché ci vogliono controlli su come l'Italia è in grado e sarà in grado di spendere queste risorse. Come ricorda il governatore, comunque questo è un primo passo verso un'unione di bilancio, quindi a livello di principio è senz'altro un passo in avanti notevole. E sempre in un documento dell'Accademia Nazionale dei Lincei si ricorda che questa è l'unica possibilità per la sopravvivenza dell'Unione Monetaria Europea, perché senza strumenti per la gestione federale della politica economica la moneta unica rischia di collassare. Arrivo quasi alle conclusioni perché il tempo è tiranno. Allora, prima di tutto, allora abbiamo visto cosa l'Italia, in parte l'Unione Europea, sta facendo.
Però questo non basta, perché non basta uscire dalla crisi. Giustamente il governatore ha ricordato che da troppo tempo cresciamo troppo poco. Occorre far ripartire la crescita di lungo periodo, la produttività e così via. Ecco, a mio avviso, un ruolo fondamentale è giocato dagli investimenti. Gli investimenti sia privati che pubblici. Vediamo sul grafico di destra quanto sono crollati nell'ultimo decennio gli investimenti totali, ma anche gli investimenti pubblici sono scesi, se ricordo bene, dal 3% al 2% del PIL. Quindi la caduta di un terzo in un decennio, e questo già prima della crisi attuale. Sappiamo che gli investimenti sono utili sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Non si tratta necessariamente di investimenti in grandi opere infrastrutturali, magari ci vogliono anche quelle, ma parliamo anche di investimenti diffusi sul territorio per il Green Deal, per l'agenda digitale e ovviamente in questo contesto per la sanità, per l'istruzione e la ricerca che sono state troppo sacrificate. In un paper recente appena uscito con Signorelli della Posta abbiamo mostrato che un piano europeo di investimenti ha anche un effetto indiretto, favorendo la crescita, fa scendere anche l'onere per il servizio del debito sul debito preesistente. Quindi è utile, sarebbe utile anche da questo punto di vista. E sempre il governatore nelle considerazioni finali ricorda qual è l'effetto positivo di una maggiore crescita sulla sostenibilità del debito pubblico. Basterebbero tassi di crescita tra l'1 e il 2%, come hanno gli altri paesi europei, e avanzi primari dell'ordine di grandezza che abbiamo avuto negli ultimi anni, 1,5% del PIL, per far scendere finalmente il rapporto debito-PIL. Ovviamente sarà un processo lento, ma almeno scenderebbe. Un punto importante sono i limiti. Ecco, i limiti sono la scarsa capacità progettuale italiana. Quando si parla di risorse, giustamente bisogna saperle spendere. La capacità di spesa è limitata, pensiamo solo ai fondi strutturali che non sempre siamo riusciti a utilizzare bene in passato, e gli intoppi burocratici. Ecco, il rapporto con l'AU, gli stati generali, eccetera, chissà se migliorano da questo punto di vista. Personalmente qualche dubbio, ma come ha ricordato il governatore qualche giorno fa, serve concretezza. Ecco, arrivo all'ultimo punto. La pandemia ha non soltanto fatto inceppare la crescita, ma ha fatto ripensare il modello di sviluppo economico. In effetti, in questi mesi di lockdown abbiamo visto che ci sono nuovi modi di produzione possibili, nuove abitudini di consumo, nuovi stili di vita. E nelle considerazioni finali ci si chiede qual è la nuova normalità possibile. Ecco, secondo me, ribadisco questo punto, occorre uno sviluppo che sia sostenibile non solo sul piano economico, ma anche ambientale. La pandemia ci ha fatto ricordare qual è il delicato equilibrio tra l'azione umana e la natura. Quindi il cambiamento climatico rimane lì, è da affrontare, e quindi tutte le politiche per il Green Deal, di cui anche la Commissione europea si è fatta portatrice, devono essere attuate. E infine l'aspetto sociale, anche questo è fondamentale. Molti non sanno che del piano Europa 2020, che è partito 10 anni fa e sta per concludersi, che aveva diversi tipi di obiettivi, il fallimento maggiore riguarda proprio la riduzione della povertà. Eravamo, prima della crisi del 2008-2009, 120 milioni di poveri, il piano prevedeva di ridurre di 20 milioni, invece sono più o meno gli stessi di partenza. E questo al netto di quello che può succedere dopo questa nuova crisi. Da questo punto di vista mi è piaciuta la frase di Keynes che ha ripreso il governatore, allora non soltanto per il riferimento al lungo periodo e anche l'incertezza, ma quando Keynes parla di uno stimolo fiscale per l'economia, aggiunge un piano concepito in uno spirito di giustizia sociale verso una riduzione delle disuguaglianze. Ecco, per avere una sostenibilità sociale questo è fondamentale. Ovviamente non può essere un impegno solo italiano, deve essere un impegno a livello europeo, perché se è vero che l'Europa è importante per l'Italia, è vero anche viceversa. Grazie per l'attenzione.